Abbassa il tono della voce per alzare il volume del cuore. È il tema della terza giornata di Insieme, il mensile della diocesi di Nocera-Sarno, tratto proprio dagli orientamenti pastorali che il Vescovo ha recentemente consegnato. Il numero speciale di Insieme conterrà per intero il messaggio del Vescovo ed è stato presentato ieri sera presso la Curia Vescovile di Nocera Inferiore. In particolare ci si soffermerà a discutere sul primo piano dedicato alla scuola, ampiamente discusso nell'ambito del numero che verrà distribuito domenica 18. Il giornale sarà venduto al prezzo speciale di 1,50 euro e chi sottoscriverà o rinnoverà l'abbonamento potrà anche partecipare all'estrazione di un viaggio a Lourdes. E purtroppo c'è un considerare in maniera sbagliata la laicità della scuola, soprattutto della scuola statale. Laicità non significa che non bisogna presentarsi con la propria identità, col proprio essere, con i propri valori, col proprio DNA. Laicità significa essere rispettosi di tutte le posizioni. Allora noi portiamo avanti questo messaggio. Quello che un insegnante cattolico deve essere innanzitutto un buon insegnante, quindi competente professionalmente, ma deve essere anche un cattolico vero, credibile, un testimone reale per i propri alunni, perché solamente così, essendo credibile e testimone sincero, può essere veramente portatore dei valori dell'accedi cattolico. Noi dobbiamo passare oggi, e lasciatemi passare il termine, insieme nell'evangelizzazione. Io sono d'accordo anche che in tutte le parrocchie ci sono fogli, foglietti per comunicare, ma un giornale diocesano, che vedo accolto e stimato da tutte le parti, sicuramente deve essere accolto innanzitutto nei nostri siti cattolici. Dobbiamo apprezzarlo perché c'è il lavoro di tanti, c'è la competenza e c'è un messaggio che è quello della Chiesa che oggi deve incrociare i sentieri culturali di uomini e donne che hanno bisogno della speranza.